Una serata dedicata al sommo poeta a Palazzo del Granarone, una platea numerosa e composta, ha partecipato all'evento dell'Auser di Cerveteri in collaborazione con l'attore e regista teatrale Agostino De Angelis, che ha magnificamente trasportato il pubblico nel mondo dantesco con l'interpretazione di alcuni brani della Divina Commedia. Sì, è un vero piacere essere qui oggi a portare Dante nell'aula consiliare di Cerveteri. È un tour che è partito dall'inizio dell'anno e andiamo in via di chiusura, visto che ormai siamo a dicembre, quindi è un vero piacere e questa sera sarà una lettura Dantis, sarà un po' diverso, quindi voce recitante, musica con il professore Franco Leone. Io ringrazio l'Auser di avermi coinvolto, l'amministrazione comunale di Cerveteri, l'assessorato alla cultura e poi ringrazio i pittori del territorio che, come vedete, qui ci sono le opere che sono bellissime. Una bella iniziativa per i 700 anni dalla morte di Dante, una ricorrenza che stiamo festeggiando nella nostra città con tutta una serie di iniziative promosse sia dall'amministrazione sia dalle associazioni territoriali e soprattutto stiamo continuando il percorso con le scuole. Questa sera faremo un viaggio dentro tre arti, la pittura, anche la scultura veramente, con la poesia di Dante e la musica. A fare da sfondo allo spettacolo le opere pittoriche degli artisti locali. E lui ha scelto questa, la trasfigurazione di Cristo da Raffaello, che ho fatto su tavola, olio su tavola. E poi mi ha chiesto anche San Francesco, sempre di Caravaggio però, di Caravaggio. E poi in poco tempo ho dovuto realizzare un'opera su Dante. Ho fatto un volto di Dante di profilo che guarda verso l'infinito. Ecco, ho portato alcuni dipinti sul mare, perché nelle varie cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, Dante spesso crea delle similitudini, delle metafore proprio con il mare. Ho appunto un'opera importante per quanto riguarda la Divina Commedia, Paolo e Francesca, che poi sono i simboli che portano a raccontare. È un'iniziativa che avevamo in mente di fare in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante e abbiamo pensato subito ad Agostino De Angelis, perché è l'unica persona, penso, sul territorio che possa esprimere Dante nel migliore dei modi. Siparietto finale molto simpatico, il pittore Bonafaccia nel consegnare un dono a De Angelis viene ingannato dall'emozione, ma il bello della diretta è anche questo.